Sabine Brown è un'atleta molto esperta che ha ottenuto ottimi piazzamenti, tra l'altro vediamo vinse a Tokyo il mondiale nel 91, poi è rimasta sempre piazzata e è andata in finale anche l'anno scorso ad Atlanta. Mascalietz inizialmente, ma poi Denise Lewis rischia di cadere, Sabine Brown va per il meglio, molto bella la sua gara, 13-16 davvero buono, con una bavetta di vento a favore più 0,3. Sabine Brown, che bella fortuna. 50 points or so on the scoring tables ahead of what Denise Lewis has achieved in her high jump competition. She comes in from the opposite direction to Denise, which means she takes off on her right leg as opposed to Denise's left. And watch how smooth she is. Very good technician indeed. And she's got it. Oh, excellent jumping from the German. And at 32 years old, she really is in the form of her life here. Very slight, isn't she? But with technique and many hours spent in the weight training room, she's also very powerful. Denise Lewis, still her best, is 14.55, which is a lifetime best, so Denise going very well. Stays low and hits it, and it's a fine throw. Now that really could be a major point for Sabine Brown. Le piace male davvero. Ottime. La gamba. E si ritirò. Sabine Brown è anche molto forte nei 200, da tenere d'occhio anche la russa Svetlana Maskalets, che è in corsia 4. Corsia 4 per Svetlana Maskalets, un po' dietro stavolta Sabine Brown, viene bene fuori Natalia Zazanovic, la bielorussa Natalia Zazanovic, che va a un tempo inferiore ai 24. Con questi tempi si arriva tranquillamente in finale ai campionati italiani di categoria assoluta. Allora Natalia, ottime prestazioni delle prime tre gare, un 24-46, un po' superiore alle sue capacità, lei che è anche brillante velocista, che comunque quest'anno 6.42 di primo salto, già una misura molto più che degna per mantenere la testa. Lewis adesso 66 al giro, con Ursula Włodarczyk, una polacca abile soprattutto nel salto in lungo, ma in 200 e 800 ha buoni punti di merito. Davanti a Remigia Nazaroviene, che guadagna terreno decisamente su Natalia, mentre cambio di ritmo per Mona Steighoff, dicevo di Natalia Zazanovic, la bielorussa, mentre il duello tra Denise Lewis e Sabine Brown rimangono incollate le due, non vengono seguite dalla regia greca, il duello in realtà è altrove per la vittoria. Comunque Sabine Brown controlla vista davanti Ursula Włodarczyk, Polonia, poi Remigia Nazaroviene, Lituania, il terzo posto è per la tedesca Mona Steighoff. Adesso Denise Lewis prova a cambiare passo, a cambiare ritmo, sempre controllata da Sabine Brown, va a vincere Ursula Włodarczyk. Ursula Włodarczyk, buono il suo 2.09.60, poi Remigia Nazaroviene che finirà terza quasi certamente, e Sabine Brown vuole vincere nei confronti di Denise Lewis anche questa gara. Suo il titolo, 2.17 più o meno il tempo per le migliori, mentre chiude in coda a questo gruppo la Salvo Conteggi. Dovrebbe essere questa la classifica, l'assegnazione a Sabine Brown, Germania il primo posto, il secondo a Denise Lewis, a meno di improbabili rimonte di Remigia Nazaroviene. Aveva un vantaggio molto netto, sì, ce l'ha molto netto. Ecco il tempo, il terzo posto di Remigia Nazaroviene, il secondo di Denise Lewis.